Consigliere Ripari, hai verificato, diciamo, a partire da una strada cittadina del capoluogo, una situazione che però investe molto probabilmente l'intero capoluogo. Qual è? Mi hanno segnalato che nella via Marino Torre, ad angolo con la via San Giovanni Bosco, nonostante l'assenza della segnaletica stradale, le macchine venissero ugualmente rimosse nonostante appunto questa assenza di segnaletica e del palo per la pulizia della carreggiata. Mi sono premurato di verificare io stesso con un sopralluogo alle 5 e mezzo del mattino per capire se fosse vero. Effettivamente è stato così, ma nel senso che grazie, diciamo, al mio intervento si è evitato un disguido causato da uno stress eccessivo nei confronti del corpo di polizia municipale, che è stressato e che non ha al momento la possibilità di respirare un attimo. Oggi c'è bisogno di un concorso per la Polizia Municipale, perché il Corpo di Polizia Municipale, così com'è, con 36 unità non può lavorare. È stressato e rischia di fare turni per garantire dei servizi essenziali che diciamo simili anche a, non voglio dire termini troppo impropri, ma al limite del disumano. Quindi perché da quello che capisco la mancanza del palo per la segnaletica verticale, diciamo, doveva essere sopperita da un'attenzione maggiore da parte del Corpo di Polizia Municipale, ma sono sotto organico e magari non se ne sono accorti. Vuoi dire questo, consigliere? Esattamente, è proprio questo il problema. È una cosa che riguarda l'intera città, in pratica. Ovviamente sì, perché quello che è successo in questa via potrebbe accadere a qualsiasi cittadino in qualsiasi altra parte della città, e il problema oggi è stato un possibile verbale elevato in assenza di segnaletica. Domani sarà qualcos'altro, domani sarà il continuo pensionamento di forze della Polizia Municipale senza un ricambio. Questo causerà problemi gravi alla città, causerà problemi alla garanzia dei servizi essenziali, per cui ci auspichiamo, mi auspico io da consigliere comunale, che si provveda nel più breve tempo possibile a bandire un bando di concorso in qualsiasi forma, mobilità, corso concorso per giovani ragazzi da poi testare sul campo, che si scelga la forma migliore. Sono disponibile a un confronto su questo, ma che si faccia nel più breve tempo possibile, perché i componenti del Corpo di Polizia Municipale sono arrivati allo stremo.